bambini, bentornati sul canale da Mircolino. Oggi ho Fantastico Dragon, cioè il nostro fantastico allenatore dei draghi. E guardate chi c'è, il piccolo sdentato. Ma quanto è carino, che bella codina. È carinissimo, insomma, guarda, anche delle ali per volare. È un piccolo peluche, cuccioloso. E c'è anche il suo amico, il drago rosso, che carino. Però lui ha un sacco di corna, guarda un po', sembrano tutti super appuntiti e tantissime spine fino alla coda. Leo, come peluche, togliamoli. Poi guardate un po' com'è, tadam! Wow, vero che è bellissimo? Lui è il più bello secondo me. O forse lui laggiù è più bello con Hiccup. Guarda, fa anche dei rumorini. Senti un po'. Che rumori paurosi! Sa chiudere anche le ali. E volare! È bellissimo, vero? Poi c'è la sua bellissima nuova fidanzatina, la Furia Bianca. Guarda quanto è bella e carina. Muove le zampine di là, di qua, la coda a forma di cuoricino e le sue bellissime ali bianche. Oh, che bella coppia. Ma qui arriva lui, Stormfly, pieno di spine sulla coda. Ouch, che fa anche dei rumori. Paura, lui ha solo due zampe, ha un sacco di denti, ohio, quasi fa male se le metti le dita in bocca. Ah, davvero, punge, il naso tutto a punta e un sacco di spine qua dietro. Voliamo tutti insieme, è bellissimo, vero bambini? Oh, se vi piace mettete un mi piace a questo video. Lo dice anche lui. Lui e i suoi due amici, la Furia Bianca e Sdentato, sono della serie di quelli che fanno dei versi paurosissimi. Ma non ho solo loro, ho veramente tantissimi draghi oggi da presentarti. Guarda un po', guarda chi c'è qua, c'è il piccolo Sdentato con Hiccup, che sono pronti per fare la battaglia contro le persone cattive che volevano portarli via i draghi. E giusto così, nessuno ci può portare via i draghi. Guarda quanto è bello, è veramente bellissimo anche il suo personaggino. Fantastici. Ho anche il drago rosso che fa super paura, guardatelo. Lui mangerebbe tutti quanti e con queste corna fa veramente paura. Qui c'è il suo amico che si siede sopra di lui, sopra questa, diciamo, una sedia, mini sedia attaccata al drago, e vanno a fare il volo contro i cattivi per combatterli tutti. Eccolo, cucciolo. Fa quasi paura, si è nascosto là dentro, guardatelo. Oh, così non si vede e invece è là dentro. Bello, bello personaggio. Insomma, ma non finisce qui. C'è anche lui, Astrid e Stormfly. Eccoli. Qua la sua bocca si chiude e aia, punge ancora di più che lui. Qui è la versione gigantesca. Qui abbiamo la versione abbastanza piccolina, ma sempre con un, come lo chiamiamo? Un sedile sopra il drago con il suo Astrid, che va a combattere con lui. La maschera qui non si toglie, ha il suo super potere di combattimento. Eppure non finisce qui, bambini, li ho tutti quanti dei piccoli personaggini. Guarda, eccolo il piccolo che cambia il colore se lo metti in acqua veramente calda. Guarda, qui abbiamo il piccolo Sdentato. Poi il drago rosso, guarda che bello. Anche qui fa abbastanza paura, vero? Anche se è super carino secondo me. Guardalo bene, i dentini, le corna, gli occhi rossi giganteschi. Anche lui cambierà colore se lo mettiamo in acqua calda. Qui abbiamo dei piccolo Stormfly, è veramente piccinissimo. C'è lui che è un pochino più grande, lui che è proprio piccolo e lui che è gigantesco. Mamma, sembra veramente il suo piccolo bambino, vero? Sembra il suo figliolo, invece no, è proprio lui.
Belli, anche loro due cambiano colore come il piccolo sdentato. Ma anche qui non finisce qui la sorpresa. Oh, un piccolo Mystery Dragon. È un mistero, dobbiamo scoprire chi c'è dentro quella scatola con il punto di domanda. Con Drago Rosso ancora più piccino. Con Sdentato ancora più piccino. Con il piccolo Stonefly, eccolo, ancora più super mini mini mini. E l'altro gigantesco super mini con chissà chi si nasconde. Che ne dite se apriamo una? Scopriamo chi c'è dentro il pacco di piccolo piccolo sdentato. Ora lo apriamo, mi raccomando bambini, il taglierino lo possono usare solo i grandi. Oh, è uscita subito la scatola. Oh, apriamo tutto. Via, via, via. Via la carta. Oh, eccolo il piccino. Ma quanto è piccolo. È bellissimo, guardatelo un po'. No, che bello. Veramente fantastico. Con tutto l'azzurro che ce l'aveva proprio come nel cartone. E qui? Chi si nasconde dentro questa scatola? Ta-da-da-dum, ta-dum, ta-dum. No, il drago verde del combattimento, guardalo un po'. Oh, muove anche le ali. Che paura, ma fa davvero paura. Ah, anche la coda punge. Eccoli piccoli, piccoli, piccoli. Piccini, piccini. Oh, davvero, sono piccoli come la metà del mio dito. I bambini non finiscono neanche qui la sorpresa. Guardate. Uovo, è un uovo di dragon. E non solo uno, ce l'ho un altro uovo. Questo è tutto bianco. E ora vi faccio vedere quello tutto nero. Ma chissà cosa c'è dentro, vogliamo scoprirlo? Apriamolo allora. Vediamo di fare un taglio che non danneggia l'uovo. Attenzione con taglierino, bambini. Ma cosa c'è qua dentro? Oh, ma guardate che bello! Penso che sia sempre lui. Sì, è proprio lui. Oh, che è un piccolo peluche. Che bello, che carino. Davvero fantastico, è bellissimo. E ora vi faccio vedere le bustine di Drago. Un sacco di piccole buste. Veramente tantissime, tantissime bustine. E qua altre due. Che ne dite se apriamo una? Questa si è già aperta, guardate un po'. Ah, è il piccolo sdentato che voleva volare via dalla bustina. Questo è piccinissimo, come lui. Anzi, sembra che lui è ancora più piccolo. Guardate che bello, qua è quando è pronto per la battaglia, tutto con le ali azzurra. E qui è tutto nero quando è ancora giocarellone, giocarellone. Belli, belli. Allora abbiamo loro due che sono giocarelloni. Lui che è verde, l'altro verde peluche. Il gigantesco peluche di sdentato che è veramente carinissimo. E ora bambini, vi ricordo, io ho quelli tre da battaglia giganteschi. Poi ho questi altri piccolini da aprire e sgammare il mistero di chi c'è dentro la scatolina con il punto di domanda. Se no abbiamo loro che cambiano colore quando li metti in acqua. Quindi, ora voglio che tu scrivi sotto nei commenti quale di tutte queste sorprese devo aprire. Quelle nascoste là, con i loro amici da combattimento, quelli che cambiano il colore dentro l'acqua, o quelli che hanno il mistero dentro, o forse l'altro uovo nero. Che ne dici? Scrivilo sotto nei commenti. E il prossimo video, se questo video raggiunge un sacco di mi piace, apriamo o mettiamo in acqua quello che vuoi tu. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, metti mi piace al fantastico drago piccolo sdentato. Ciao ciao bambini.